Quali sono i tre errori che non puoi assolutamente commettere quando redigi una legge 10? Ciao e benvenuto in questo nuovo video. In questo video voglio parlarti di quelli che sono gli errori più comuni che ho anche io commesso in passato quando andavo a redigere delle leggi 10, in modo da approfondire insieme quelli che sono i punti che devi assolutamente attenzionare nel momento in cui stai facendo proprio questa relazione. Bene, prima di scendere nel dettaglio di questo video, come sempre ti chiedo di iscriverti al nostro canale YouTube e attivare la campanellina in modo da permetterci di crescere su questa piattaforma. Bene, scendiamo nel dettaglio. Qual è, a mio parere, il primo errore che non devi assolutamente fare nel momento in cui redigi una relazione di legge 10? È sbagliare il calcolo della superficie lorda disperdente. Ora mi dirai, beh, cosa importa se sbaglio o non sbaglio il calcolo della superficie lorda disperdente? Beh, molti interventi in relazione legge 10 cambiano a seconda di qual è l'incidenza della superficie lorda disperdente su cui intervieni. È quello il limite fra ristrutturazione magari di primo livello, di secondo livello. E quindi è molto importante non sbagliare quel calcolo perché potrebbe essere un attimo passare da un intervento con meno verifiche da eseguire rispetto a un intervento più complesso da portare a termine andando a soddisfare tutte quelle che sono proprio le verifiche di legge 10. E quindi superficie lorda disperdente. Come si calcola la superficie lorda disperdente? Beh, è composta da tutte quelle superfici che vanno a separare il nostro involucro riscaldato dall'esterno o da locali non riscaldati, oppure da locali anche riscaldati a differenti temperature. Quando è che c'è una dispersione termica all'interno del nostro edificio? Quando la nostra temperatura interna incontra superfici che confinano con temperature inferiori. Quindi c'è un flusso termico quando ci sono due temperature differenti, come si muove il calore dal più caldo al più freddo. E quindi quando all'interno del nostro edificio teniamo 20 gradi, per esempio, e abbiamo a che fare con una zona non riscaldata dove magari abbiamo 10 gradi interni, ecco che lì abbiamo una dispersione del calore. Quindi bisogna andare a calcolare tutte queste superfici e vedere qual è la percentuale sulla superficie totale dell'edificio. In questo modo io vado a capire su quanta superficie lorda disperdo effettivamente. Quindi ho calcolato la mia superficie lorda disperdente, vedo qual è la percentuale sulla quale io vado ad intervenire con la mia riqualificazione. A quel punto riesco ad inquadrare perfettamente quello che è il mio intervento e quindi so, ovviamente se sono in nuova costruzione lo so già, ma so se sono in ristrutturazione importante di primo livello, di secondo livello oppure sono in riqualificazione. Qual è la cosa più complessa? È magari il dubbio che nel momento in cui intervengo su un appartamento che si trovi in un condominio, allora io debba considerare la superficie lorda disperdente del solo appartamento. Ma non è così perché il mio appartamento è all'interno di un contesto condominiale e quindi in quel caso la superficie lorda disperdente che devo considerare nel momento in cui calcolo la percentuale di quella superficie lorda disperdente su cui intervengo è quella complessiva del condominio. Quindi se io vado ad intervenire sulla superficie lorda disperdente del mio appartamento, devo relazionarla poi con la superficie totale dell'edificio, del condominio, per andare a capire se sono sopra o sotto il 25% o sopra o sotto il 50%, che sono i limiti tra riqualificazione e ristrutturazione importante di primo e di secondo livello. È ovvio che più vado su di categoria, intendo riqualificazione, ristrutturazione importante di secondo livello, ristrutturazione importante di primo livello, più saranno restrittive le verifiche che devo andare a conseguire per portare a termine a regola d'arte la mia legge 10. E quindi questo è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché si concatena al secondo errore che non devi assolutamente commettere, ovvero quello di sbagliare la tipologia di intervento. Perché se vai a sbagliare il tipo di intervento inteso come nuova costruzione, ristrutturazione e riqualificazione, è ovvio che sbaglierai per forza anche la legge 10. Per
Perché dico questo? Perché ovviamente ogni tipologia di intervento si porta dietro determinate verifiche, esattamente come ti ho detto proprio qualche minuto fa. Più l'intervento è restrittivo, cioè più è di alto livello, quindi più intervengo su quell'edificio, più le verifiche che devo conseguire sono alte, perché ovviamente la filosofia che c'è dietro è: sto mettendo mano in maniera pesante a quell'edificio, allora cerco veramente di portarlo al top anche a livello energetico. Sto intervenendo magari su una sola parete o solamente sugli infissi, riqualificazione energetica. Ovviamente non posso pretendere di portare quell'edificio a un livello di quello a cui potrei portare un edificio su cui intervengo con una ristrutturazione importante di primo livello, perché vado ad incidere su un impianto, sulla superficie disperdente con più del 50%, eccetera. Ecco, quindi come faccio a non sbagliare assolutamente l'intervento? Calcolo la superficie disperdente. Prima cosa, vedo se sono sopra o sotto al 25% e già questo mi dà un discrimine per il fatto che sono o non sono in riqualificazione. Sto toccando anche l'impianto oppure no? E a quel punto riesco a capire se sono in secondo livello oppure in primo livello. Ovviamente tengo fuori la nuova costruzione perché è facile capire quando sono in un intervento di nuova costruzione. L'ampliamento anch'esso, anche se è dovuto a un ampliamento volumetrico dovuto alla riconversione di un edificio che non è precedentemente riscaldato e poi lo diventa, ha delle verifiche comunque abbastanza restrittive a seconda della volumetria e dell'incidenza di quel volume, se è più o meno del 15%. Chi mi aiuta a capire quelle che sono tutte le verifiche che devo rispettare in relazione alla tipologia di intervento? Beh, il software è il software certificato dal CTI. Io seleziono l'intervento, che però devo capire in maniera autonoma. Sono io che vado a dire al software: guarda, sto facendo un intervento di ristrutturazione di primo livello, di secondo livello, una riqualificazione. Lui in automatico abbinerà tutte quelle che sono le verifiche richieste da quel tipo di intervento. Ma non è lui in automatico ancora oggi che va a capire qual è il tipo di intervento. Glielo devo dire io, glielo devi dire tu. E questa è la responsabilità che ti devi prendere nel momento in cui stai facendo una legge 10. Il software andrà ad associare tutte quelle che sono le verifiche da normativa, che sia nazionale, che sia regionale, se la tua regione ha deliberato in maniera autonoma, e ti darà il check rosso e il check verde. Ecco, devi stare attento di andare a rispettare tutte le verifiche di legge per quel determinato intervento, e ti do l'ultimo consiglio. Il mio consiglio è di non prendere tutto per oro colato quello che ti dà il software. O meglio, è ovvio che il software è una base di supporto importantissima per noi tecnici. È ovvio che a memoria noi faremo una grandissima fatica a ricordarci tutte quelle che sono le verifiche, come andare a calcolare le trasmittanze medie, non medie, pesate con i ponti termici. Adesso che entrerà anche in vigore quelli che sono i nuovi requisiti minimi, sarà ancora più complesso perché ci sono più casistiche che si vanno ad intersecare. Ma, per esempio, ci sono alcuni software che non considerano che l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, se usata per effetto Joule, non possa e andare a scorporare quello che è poi l'EPI globale non rinnovabile. Questo lo devi sapere tu, per esempio, che se inserisci un boiler elettrico che lavora per effetto Joule e sopra hai un impianto fotovoltaico, le due cose non possono coesistere, o meglio, quell'energia non può essere considerata rinnovabile. Attenzione che non tutti i software lo fanno, bisogna andare a fare dei check manuali. Questo per dire che sì, software grandissimo, utilissimo, fondamentale, imprescindibile strumento di aiuto per il tecnico, ma la normativa in quanto tale la devi conoscere per andare a interpretare correttamente anche i risultati che ti dà il software. Poi è ovvio che nella stragrande maggioranza dei casi, uno, capite quelle due o tre cose in cui il software può richiedere l'intervento dell'uomo. Dopo, bene o male, uno incomincia a capirle, ad affrontarle. Nelle altre, effettivamente, alcune verifiche sarebbe impossibile per l'essere umano farle a mano o anche con dei fogli Excel, e quindi è giusto fidarsi del software. Ma conoscere la normativa ti dà quel polso, quella sensibilità per andare a capire, diciamo, nell'insieme se quei risultati sono o meno attendibili. Quindi questi sono i miei tre consigli, questi sono i tre punti su cui, secondo me, devi focalizzare l'attenzione nel momento in cui stai redigendo le leggi 10. Ovviamente noi abbiamo dei percorsi che ti spiegano dalla A alla Z come andare a redigere
a regola d'arte una legge 10, che ti spiegano passo passo tutto quello che devi fare e quello che devi scrivere anche nella relazione di legge 10. Se sei interessato ovviamente ad approfondire la materia, beh, quello che faccio è lasciarti proprio in descrizione a questo video il link per andare a richiedere maggiori informazioni su questo nostro percorso. Io spero che tu abbia trovato interessante questo video. Se è così, come sempre ti chiedo di mettere un like al video, di iscriverti al nostro canale YouTube e attivare la campanellina, perché oltre a permetterci di crescere su questa piattaforma potrò portarti contenuti sempre nuovi e interessanti sulla termotecnica e non solo. Ciao!